Prima una correzione, ho detto che serviva alfa maggiore di 2 per avere la convergenza a 0 degli integrali di f con n tra a e più infinito. Questo non è vero, perché vi ricordo che ogni f con n era integrabile. In senso generalizzato secondo Riemann, su tutta la semiretta. Poi erano gli integrali di f con n che divergevano o convergevano. Quindi nel momento in cui abbiamo verificato che su una semiretta a più infinito, se è positivo però, f con n è definitivamente decrescente, allora applico Beppo Levi, la prima funzione, quella dalla quale in poi la successione decresce, fa da maggiorante e quindi ottengo le funzioni tendono a 0 e l'integrale tende a 0. Quindi il problema per quella successione di funzioni che abbiamo visto nell'esercizio precedente è soltanto tra 0 ed a. Poi, ne approfitto per fare un commento, diciamo, di carattere così qualitativo. Quando stiamo tra 0 ed a, la nostra successione di funzioni aveva un comportamento fatto in questo modo. Allora, perché sostanzialmente Lebesgue funziona? Perché avere una dominante L1 ci garantisce che l'area, diciamo, il sottografico, cioè la parte compresa tra il grafico della funzione G, l'asse delle ascisse e l'asse delle Y, quest'area è finita. Allora, nel momento in cui la nostra successione di funzioni tende a 0, questa tendeva a 0, ma diciamo vicino a 0 invece esplodeva, andava, il massimo della funzione andava a più infinito. Una situazione più semplice può essere descritta in questo modo: una funzione che qua tra 0 e 1 su n è diversa da 0 e che però qua ha un massimo che per esempio è n. In questo caso la successione degli integrali non tende a 0 perché abbiamo 1 su n per n mezzi, fa sempre un mezzo e non tende a 0. Ma qua se voleste trovare una dominante, vi troveste con la funzione 1 su x o una parente di 1 su x, 1 su x per una costante, 1 su x vicino a 0, tra 0 e 1, non è L1. Invece, se la dominante è L1, cioè l'integrale è finito, questo ci garantisce che qui perdiamo l'area perché la successione di funzioni tende a 0, qui potremmo recuperare una fettina di quest'area, ma siccome l'area totale è finita, questa fettina mano a mano si riduce e quindi la successione delle aree, cioè la successione degli integrali dell'f con n, tende a 0. Okay? E questo completa la discussione dell'esercizio precedente. Detto questo, poi altri esercizi li vedremo la settimana prossima. Oggi voglio fare un altro po' di teoria, ho necessità di fare un altro po' di teoria. Perché? Non voglio perdere il filo, diciamo, principale del discorso. Il filo principale del discorso è: noi vogliamo costruire una teoria moderna della misura. Abbiamo dato la definizione di spazio di misura insieme. Sigma algebra è una famiglia di sottoinsiemi. Per noi l'insieme sarà quasi sempre Rn. Normalmente, per esempio, anche in elettrotecnica le misure ce l'avete in R3. Okay? Poi possono essere misure di volume, cioè la carica può essere. Può avere una densità di volume, può avere una densità di superficie, può avere una densità di linea. Tutti questi casi sono previsti nella nostra teoria, perché noi abbiamo parlato di misure in generale. La sigma algebra, nei casi che considereremo noi, conterrà sempre l'insieme degli aperti. Questo ci assicura che quando andiamo a fare, diciamo, le funzioni misurabili, andiamo a fare gli integrali, almeno le funzioni continue sono sicuramente integrabili, diciamo, a patto che l'integrale sia finito, sono sicuramente misurabili. Se io prendo la funzione che vale, già la funzione segno su tutto R, no? La funzione segno su tutto R non è integrabile in nessun modo, perché la parte positiva è 1 tra 0 e più infinito, l'integrale fa più infinito, la parte negativa vale 1 tra
meno infinito è 0, l'integrale fa più infinito, infinito meno infinito, non si può fare in nessun modo, ok? Però diciamo che non solo noi, a parte il discorso sulla finitezza dell'integrale, abbiamo che sono misurabili tutte le funzioni continue, ma per la stabilità che abbiamo studiato la volta scorsa sono misurabili tutti i limiti puntuali di funzioni continue, massimi limiti, minimo limite, estremo superiore numerabile, famiglia numerabile, funzioni continue, cioè, quindi sono praticamente tutte le funzioni che voi potete immaginare in un esercizio, ok? Detto questo, quindi non abbiamo con le BEG sostanziali problemi a incontrare tutte le funzioni che ci capiteranno sotto mano dai vari corsi. Il problema però, c'erano però dei problemi tecnici. Quali erano questi problemi tecnici? Un primo problema tecnico era che la sigma algebra era comunque una definizione un po' impicciosa e uno potrebbe rimanere col dubbio, ma perché non prendo tutto l'insieme delle parti di x? La risposta è perché sostanzialmente, se vogliamo una teoria della misura che vada bene per noi, non si può. In certi casi si può, per esempio con la delta di Dirac posso prendere come sigma algebra l'insieme delle parti di x, ma in altri casi no, e vedremo, sono proprio i casi che ci servono di più. E poi siamo rimasti col fatto che noi abbiamo fatto una teoria della misura. Il problema è che tuttora non abbiamo la misura standard. Qual è la misura standard su R, R2, R3, Rn? Ok? Allora, che sarà quella che si chiama misura di Lebesgue n dimensionale. Allora, per capire il concetto di misura standard dobbiamo parlare di che cos'è un intervallo di R con n. Allora, in R un intervallo è a V. Se vi ricordate, per quanto riguarda la misura degli integrali, gli intervalli li prendevamo semiaperti. Perché li prendevamo semiaperti a destra? Per un semplice motivo, perché quando vado a fare A, B intersecato C, D, questo, se B è minore di C è il vuoto. In ogni caso, perché poi dobbiamo considerare il caso che C è minore di A, il caso che C è compreso tra B, ma insomma, in tutti i casi questo qua è ancora un intervallo semiaperto. È o il vuoto oppure un intervallo semiaperto. Quindi questa proprietà per noi era molto comoda, perché se prendiamo intervalli chiusi, per esempio quando io prendo 0, 1, intersecato 1, 2, mi viene solo il punto 1 e non è comodo. Invece 0, 1, intersecato 1, 2, se mi aperto a destra viene il vuoto. Se invece 0, 1, intersecato 1, mezzo 2, fa 1, mezzo 1, sempre se mi aperto a destra. È chiaro? Ok. Allora, la misura unidimensionale di un intervallo chi è? Era la sua lunghezza. Ora, è da qua che parte tutto. Poi noi abbiamo detto che gli insiemi misurabili secondo Peano-Jordan sfruttavano questo e sfruttavano il fatto che la misura era additiva. Quindi l'unione di due insiemi disgiunti, la lunghezza dell'unione di due insiemi disgiunti era la somma delle lunghezze. E potevo costruire la misura di altri insiemi. Poi potevo fare integrale di Riemann, dicevo che un insieme era misurabile secondo Peano-Jordan se e solo se la sua funzione caratteristica è integrabile secondo Riemann, ma questo mi faceva guadagnare, ma non più di tanto. L'idea è quella di ripartire da qua e usare la numerabile additività. Naturalmente il problema è che dovremo dare delle definizioni opportune affinché funzioni la numerabile additività. Se diamo le definizioni
come l'anno scorso facevamo per Riemann, la numerabile additività non funzionerà, perché se vi ricordate Q intersecato 0,1 non era misurabile secondo Peano-Jordan. E invece, diciamo, siccome la misura di un punto è 0, secondo Peano-Jordan, la misura di Q intersecato 0,1 unidimensionale per la numerabile additività, siccome quello è un insieme numerabile, deve fare 0. Deve fare 0 se vogliamo la numerabile additività. Quindi dobbiamo modificare leggermente le definizioni dell'anno scorso. Nel modificarle però abbiamo anche il problema che dobbiamo andare a costruire la teoria della misura dell'integrale su più variabili, mentre l'anno scorso l'abbiamo fatta su una variabile, e questo è un problema che avevamo pure se non usavamo le BEG ma usavamo Riemann. Allora noi risolviamo questo problema, tutti e due i problemi in una volta, cioè andiamo a vedere chi sono gli intervalli di Rn, come si definisce la misura per gli intervalli, come si definisce la misura per i plurintervalli e così via. Quali sono le definizioni giuste da dare per avere la misura di Lebesgue? Ok? Allora, quindi, la prima analogia che abbiamo è: questo è un intervallo di R. Chi è un intervallo di Rn? Rn, uso per il numero di coordinate a lettera n grande, così non ci va a diciamo disturbare l'uso della lettera n piccola, che possiamo continuare a usare per le successioni. Allora, in Rn i miei elementi sono i vettori x1 xn. Cos'è un intervallo I di Rn? Si chiama intervallo o rettangolo. Chiaramente la terminologia è mutuata dal caso unidimensionale o bidimensionale. Per definizione, un intervallo di Rn è uguale al prodotto cartesiano di intervalli di R. Questo è un insieme, un prodotto cartesiano di insiemi, è l'insieme di tutti i vettori tali che la prima coordinata sta qua, la seconda sta qua, la terza sta qua, la n-esima, n è grande, perché il numero delle coordinate era n grande, sta qua. Cioè è il prodotto cartesiano per j che va da 1 ad n grande di a con j più con j. Questa è la... Sapete che in matematica non ci piace perdere tempo e spazio, quindi non scriviamo sempre così, scriviamo piuttosto così, quindi abituatevi, questa è la notazione, prodotto cartesiano di la pista per produttore. Ah, naturalmente noi abbiamo che B con J sono dei numeri reali per ogni J compreso tra 1 ed n grande. Allora, la domanda qual è? Secondo voi, qual è la definizione di misura di n dimensionale? Questo lo sposto qua sotto. Come dovrò? Allora, se fosse un rettangolo, come si fa la misura del rettangolo? L'area del rettangolo. Base per altezza. E chi è la base per altezza? B2 meno A2 per B1 meno A1. E nel caso n dimensionale, se fosse un intervallo tridimensionale, A1 B1 per A2 B2 per A3 B3, che cosa sarebbe? Un parallelepipedo con diciamo tutti i lati, diciamo tutti gli spigoli paralleli agli assi coordinati. E quindi in questo caso come si fa il volume?
area di base per altezza, cioè B1 meno 1 per B2 meno 2 per B3 meno 3. E in generale come l'andremo a definire? Come B1 meno A1 per B2 meno A2 per Bn meno An uguale, lo scrivo qua, produttoria per J che va da 1 a N di B con J meno A con J. Attenzione, questo è un numero, questo è un insieme ovviamente, questa è una produttoria di insiemi e quindi un insieme, questa è una produttoria di numeri e quindi un numero. Questa si chiama misura elementare n dimensionale dell'intervallo I. Elementare n dimensionale dell'intervallo I. È la nostra misura di Lebesgue, però per ora solo sugli intervalli. Ok? Allora, adesso che vogliamo fare? Adesso qualcosa di più complicato. Allora, siamo sempre in Rn. Una volta che sappiamo come si fa la misura di un intervallo, non è necessario stare in R. R, intervallo vero, lunghezza. R2, rettangolo, area. R3, parallelepipedo, scatolina, volume. È chiaro fino a qua? Ok. Poi, siccome dal punto di vista algebrico e dell'analisi, io se ci metto più di 3 coordinate, definizione cambia in modo ovvio, lo faccio con 3, 4, 5, 50, 40, 80 coordinate, non mi interessa. Chiaro? Adesso, che cos'è un plurintervallo? Un plurintervallo P si dice, siamo P contenuti in Rn, plurintervallo si dice anche plurirettangolo, guarda caso, sempre sempre, perché la terminologia la prendiamo da caso unidimensionale o dal caso P. Se solo se per definizione P è uguale all'unione per J che va da 1 fino a K di I con J, dove I con J è un intervallo di Rn per ogni J compreso tra 1 e K, quindi non è altro che un'unione finita di intervalli dello spazio in cui siamo, quindi R2, R3, Rn, secondo di questi altri. Quindi qual è diciamo la questione? K non c'entra niente con la dimensione, questi possono essere pure milioni. È un'unione finita di intervalli. Benissimo. Prima proposizione. Sia P un pluriintervallo di Rn. P sia uguale all'unione per J che va da 1 a K di I con J.
esistono, esistono, esiste K', tale che P sia uguale all'unione per J che va da 1 a K' di I' con J, dove I' con J sono intervalli di Rn per ogni J compreso tra 1 e K, e I' con J1 intersecato I' con J2. Quindi se faccio l'unione di due, l'intersezione di due di questi intervalli distinti, questa intersezione viene vuota ogni qualvolta appunto J1 è diverso da J2. Cioè, qual è il discorso? Se io ho un plurintervallo che è un'unione di intervalli, quest'unione può essere disgiunta, cioè fatta con intervalli a 2 e 2 disgiunti. Allora, questa proposizione non mi metto a dimostrarla formalmente, ve la faccio capire dimostrando solo una cosa e solo in un caso. Allora, pensate per esempio, la figura la voglio fare qui, che la voglio fare grande, pensate, per comodità di disegno faccio il caso bidimensionale, ma un intervallo è fatto così, cioè è un rettangolo, però attenzione che questo lato meno questo punto c'è, questo lato meno questo punto c'è, questo lato non c'è, questo lato non c'è, i lati che non ci sono li tratteggio, questo è I1. Andiamo a prendere un altro intervallo, chiamiamolo I2. Questo è I2. Allora, quest'unione, diciamo che P sia I1 unito I2. Quindi plurintervallo è un'unione di più intervalli, un numero finito. 2 o un numero finito cambia molto poco, cambiano le diciamo la forma della dimostrazione, ma la sostanza no. Che succede adesso? Io ho fatto quest'unione. Cosa dice la proposizione? Che posso fare quest'unione con intervalli a 2 disgiunti. Ma non posso dire, vabbè, prendo I1, poi prendo I2 meno I1. Perché? Perché I2 meno I1 non è un intervallo. Però, cosa posso fare? Però, lo vedete che l'intersezione dei due è un intervallo? L'intersezione dei due è esattamente questo con il lato sì, questo con il lato sì, questo lato no, questo lato no. Quindi è ancora un intervallo semiaperto a destra. Quindi, la proprietà che l'intersezione... Ecco, forse ci voleva un'altra proposizione ancora prima. Proposizione: se I1 e I2 sono intervalli di Rn, allora I1 intersecato I2 è un intervallo di Rn, oppure vuoto. Chiaro? Bene. Come si fa a realizzare P come unione di intervalli a 2 disgiunti?
devo fare così. Ora, questo segmento qua lo prolungo. Allora, guardate che in corrispondenza di queste linee orizzontali o delle linee verticali, io ho fatto sì la linea tratteggiata che la linea continua, nel senso che quando vado a spaccare, il lato con la riga continua si prende sempre l'intervallo di destra oppure quello in alto, il lato, quello senza il lato, cioè la parte senza il lato con la linea tratteggiata si prende sempre l'intervallo di sinistra oppure l'intervallo in basso, di sotto. Allora, questi nuovi intervalli, chiamiamoli, questo lo chiamo J1, questo lo chiamo J2, anzi questo lo chiamo J1, poi questo lo chiamo J3, questo lo chiamo J4 e questo lo chiamo J5. Allora è chiaro che l'intersezione di 1 e 2 era proprio J4, quindi siccome J4 l'ha contato due volte, per fare l'unione disgiunta ce lo metto una volta sola. Quindi se io adesso faccio l'unione di J1, J2, anche qua, meglio qua, questa linea continua, J1, J2, J3, J4 e J5, cosa ottengo? L'unione di 5 intervallini di R2, quindi 5 rettangolini, che uniti mi fanno esattamente P. Ok? Ora, l'idea fondamentale di questa proposizione è questa qui. Cioè, se lo posso fare con 2, lo posso fare con un numero finito. Naturalmente, se dovessi scrivere tutti i dettagli, sarebbe una cosa inutilmente lunga e noiosa. Per quale motivo lo posso fare con un numero finito? Perché io posso considerare tutti, quando faccio un plurintervallo, le facce di un plurintervallo sono iperpiani, appartengono a degli iperpiani. Questi iperpiani sono iperpiani perpendicolari a una certa coordinata, no? Per esempio, questo, siamo in R2, le facce dei due intervalli sono segmenti unidimensionali che sono ortogonali. Questo è ortogonale all'asse X, questo orizzontale è ortogonale all'asse Y. Se fossimo in R3, le facce dei miei solidi sarebbero delle facce che stanno su un iperpiano ortogonale all'asse X, un'altra su un iperpiano ortogonale all'asse Y, la terza su un iperpiano ortogonale all'asse Z. Allora io considero tutti gli iperpiani che contengono almeno una faccia di uno degli intervalli. Questi iperpiani mi scubettano, diciamo così, spezzano a cubetti o ipercubetti, se siamo in più di dimensione 3, tutto Rn. L'unione di più intervalli si potrà allora realizzare, diciamo, questi cubetti non avranno altri intervalli, no, cubetti, diciamo, sono parallelepipedi, non avranno altri intervalli più piccoli. Quindi saranno le unità costitutive che io posso mettere insieme per rifare tutto P. Prendo quelle che ci stanno dentro P, le prendo una volta sola, l'intersezione di due di queste sarà sempre o il vuoto o una di queste, quindi diciamo sarà o il vuoto o devono essere uguali. Quelle saranno due due disgiunte, quindi prendo esattamente quelle che stanno dentro P, faccio l'unione e ottengo P. Questa è l'idea, cioè per capirci. Faccio una figura con tre, così mi convincete. Poi posso fare un altro che fa così. Questo è uno di tre intervalli. Che devo fare? Non devo fare altro che prolungare. Non mi fate fare tutte le figure tratteggiate, tutte le linee continue tratteggiate, perché però
realizzate con allora io prolungo le facce che diciamo creo ad accontentare tutti i piani coordinati che contengono almeno una faccia di almeno un intervallo. Poi tutti questi iperpiani coordinati li posso ordinare, perché qua siamo in dimensione 2, quindi i iperpiani coordinati non sono, sono solo retti, ci sono due tipi di rette, rette verticali e rette orizzontali. Questa qua non l'ho prolungata, ma volendo la posso prolungare. Allora prendiamo anche queste rette verticali, questa è la prima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le rette orizzontali le chiamiamo A, B, C, D, E ed F. Prolunghiamo questo. Anche qui. Ci conviene così non. Così diciamo, questa è veramente l'ossatura della dimostrazione. Allora cosa faccio? Su ogni coordinata prendo l'intersezione di la striscia tra due rette verticali consecutive, la striscia tra due rette orizzontali consecutive e per esempio la striscia tra 4 e 5, la striscia tra B e C mi dà questo rettangolo. Poi prendo la striscia tra 5 e 6 e la striscia tra B e C mi dà questo rettangolo qua e così via. Lo faccio scegliendo due iperpiani consecutivi su ogni coordinata. Alla fine cosa otterrò? Un rettangolino della, della questione. Poi, oltre l'ultima non vado perché ho una striscia infinita e oltre, prima della prima non vado perché ho una striscia infinita. Una volta che ho prodotto tutte queste intersezioni, questi sono tutti i rettangolini, tutti disgiunti perché ogni volta io cambio strisce, almeno una di queste strisce. E questi rettangolini stanno o dentro P o fuori di P. Per esempio questo sta fuori di P. Poi vado a prendere tutti questi rettangolini. Io qua ho evidenziato soltanto quelli direttamente che stavano dentro. Vado a prendere tutti questi rettangolini, vedo quelli che stanno dentro P, faccio lo mio e ottengo P. Quindi qua diciamo senza fare nessun discorso con indici e contro indici, il discorso è evidente. Quindi se P è un plurintervallo di Rn, allora posso realizzarlo con un'unione disgiunta di intervalli di Rn, cioè la, la mia unione è disgiunta. Okay. Lasciamo la figura che ci serviva ancora. A questo punto, secondo voi, come si dovrà definire la misura di un plurintervallo? Prendiamo P uguale l'unione per J che va da 1 a K di I con J plurintervallo di Rn la misura e supponiamo che la diciamo questi intervalli siano a 2 disgiunti, cioè I con J con 1 intersecato I con J con 2 è uguale al vuoto se J1 è diverso da J2. Ok? Va bene. Come si definisce la misura di P, secondo voi? C'è un unico modo per definirla, arrivare a questo punto. Noi cosa vogliamo? Che la misura deve essere numerabilmente additiva, ma se è numerabilmente additiva deve essere pure finitamente additiva. Quindi, come la devo definire? Somma per J che va da 1 a K della misura degli intervalli. No. Se io faccio
una figura che è fatta da rettangoli, qual è l'area totale? La somma delle aree dei singoli rettangoli a due disgiunti. È chiaro? Oh, questa definizione però porta a un problema. Problema che è di natura più formale che sostanziale. Però prima di andare avanti dobbiamo convincerci che questo problema non c'è dal punto di vista sostanziale. Qual è questo problema? Se vi ricordate, ce l'avevamo già detto in analisi 1. Cioè, io qua posso dividere cioè la stessa figura la posso fare in più pezzi o in pezzi diversi. Alcuni tratti sono obbligati, per esempio qua alcuni rettangoli devono per forza coprire questa frontiera qua, cioè devono avere i lati verticali lungo questa frontiera, ma per il resto io poi questo lo posso dividere come mi pare, questo lo posso dividere come mi pare, questo lo posso dividere come mi pare. Come si chiama l'artista che faceva questo? Modigliani. Avete mai visto la pubblicità quella? C'era un noto shampoo che faceva la pubblicità. Vabbè. Quindi lo posso dividere in molti modi. Cioè questa decomposizione è unica o no? No. Allora qual è il problema? Che questa definizione dipende, a priori dipende dalla decomposizione. Quindi uno dice, vabbè, tu hai fatto la decomposizione in un certo modo e ti viene la misura 7, e se io la faccio in un altro modo e mi viene 6, come la mettiamo? Allora, qual è la risposta? Che questo non succede. Cioè io posso dividere in modi diversi, però quando sto dividendo in modi diversi, che sto facendo? Per esempio sto prendendo questo e sto dividendo in due pezzi, che però la somma delle misure mi dà la misura di quell'intervallo lì. Chiaro? Allora, la dimostrazione formale, in questo caso forse si potrebbe pure fare, ma diciamo, io prendo due decomposizioni. Allora, proposizione, l'espressione asterisco nella definizione non dipende dalla decomposizione. Allora, non faccio proprio una vera dimostrazione, vi faccio capire l'idea della dimostrazione, anche qua. Stavolta la figura la possiamo cancellare, perché veramente non ci serve più. Così vediamo se riusciamo a passare la dimostrazione in qualche caso. Allora, dicevo. Allora, supponiamo che P sia uguale all'unione per J che va da 1 a K1 di I1J con I1J intersecato I1A
l'unione per g che va da 1 a k2 di i secondo h con i secondo h intersecato i secondo k uguale al vuoto se h è diverso da 1. Quindi io cosa ho scritto? Ho scritto P come pluriintervallo, come unione di intervalli a due o due disgiunti, ma di tipo diverso. Cioè, non di tipo diverso, diciamo la decomposizione è diversa. Questi non sono questi. E non sono neanche lo stesso numero, perché quando cambio decomposizione perché dovrebbe rimanere uguale il numero? Allora, che cosa posso dire però? Posso dire che P è l'unione g che va da 1 a k1 dell'unione per h che va da 1 a k2 di che cosa? I primo g intersecato i primo h i secondo h. Ok? Quando fate l'unione su h di questi trovate il primo g. Le unioni potete pure scambiare, se fate l'unione su J trovate il secondo H. L'importante è che questi sono pezzetti dei plurirettangoli di prima, chiaro? Degli intervalli di prima. Quindi se quelli erano a 2 e 2 disgiunti, a maggior ragione questi sono a 2 e 2 disgiunti. Allora qual è l'idea? L'idea è che posso scrivere che la misura n dimensionale di P è uguale alla somma per J che va da 1 a K1 per la somma per H che va da 1 a K2 della misura n dimensionale di I'J intersecato I secondo H. Ok? Questa è l'idea. Perché anche questa è una decomposizione disgiunta. Però questa decomposizione disgiunta, tu se fai per esempio la somma solo su H prima, cosa ottieni? I primo G. E ottieni la misura di I primo G. E quindi ottieni che la misura, andando a sostituire, ottieni che la misura dimensionale di P è uguale alla somma delle misure di I primo G. Se scambi le somme, lo puoi fare perché entrambe vanno tra due estremi fissati, si scambia le somme, ottieni il contrario, cioè facendo la somma su J ottieni facendo l'unione su J di questi ottieni il secondo H, facendo la somma di queste le misure ottieni la misura di secondo H, e quindi facendo la somma nell'ordine inverso ottieni che la misura dimensionale di P è uguale alla somma delle misure di M di secondo H. E quindi ottieni che quei due risultati sono uguali. Non è, diciamo, c'è qualche piccola difficoltà tecnica nel farlo, ci sta, ma insomma sostanzialmente l'idea della dimostrazione è questa qui. Ok? Quindi diciamo che ci siamo convinti che questa dimostrazione, questa definizione funzioni. Quindi io cosa devo fare? D'altro canto questo problema ce l'avete tale e quale con il Riemann, eh? Non è che qua non vogliamo perdere tanto tempo, ma non è che per fare l'integrale di Riemann questo non lo dovete fare, lo dovete fare qua. Quindi questo non è un problema, diciamo, dovuto alle Beck. Quindi la misura elementare sicuramente la possiamo definire sia per gli intervalli, cos'è? Il prodotto delle misure dei lati. Alla fine quello che cos'era? Era il prodotto delle misure dei lati. Sia per i pluriintervalli. Qual è l'idea? Prendi un pluriintervallo, lo spacchi in intervalli, ti calcola la misura di ogni singolo a due disgiunti, ti calcola la misura di un singolo intervallo e fai la somma. È chiaro fino a qui? Quando tu devi calcolare, prendi un appezzamento di terreno con i lati belli, dritti, verticali e orizzontali, come fai a calcolare l'area? Lo decomponi in rettangoli elementari, fai l'area dei rettangoli e fai la somma delle aree.
Se arriva un altro che fa lo scienziato e fa una decomposizione diversa, che succede? Non succede niente, l'area è sempre la stessa. O fai due rettangoli, che ne so, era una L, no? L'unione di due rettangoli, o fai l'unione di 27 rettangoli, vedrà che l'area non cambia. Ok? Quindi fino a qua è tutto uguale. La misura così definita ha le proprietà di finita additività e quelle deve avere perché diciamo noi per adesso dobbiamo fare, diciamo, abbiamo definito la misura solo per i primi intervalli, ok? Quindi un'unione, un'intersezione finita di plurintervalli è un plurintervallo, basta, ok? Basta sostituire il fatto che un plurintervallo è un'unione di intervalli a due disgiunti. Quindi fino a qua non è, è tutto uguale, è tutto uguale rispetto a quello che faremo con Riemann. Adesso cambierà, adesso facciamo una piccola pausa, però dopo la pausa cambierà, perché se volessimo fare la misura di Peano-Jordan, quale sarebbe l'idea? L'idea, se vi ricordate quando volevamo fare il concetto integrale l'anno scorso, è quella di approssimare con i plurirettangoli da dentro e con i plurirettangoli da fuori. Questa approssimazione l'abbiamo fatta pure l'anno scorso, perché anche l'integrale di una unidimensionale ha un'area. Vi ricordate il discorso della pavimento, che io voglio pavimentare e ho le mattonelle e devo stimare l'area. Allora, se le mattonelle sono più piccole la stima migliora, chiaro? Se le mattonelle sono più grandi è chiaro che tutta questa e, però quando è che io dicevo che un insieme era misurabile secondo Peano-Jordan? Quando direi che un insieme misurabile secondo Peano-Jordan? L'anno scorso parlavamo direttamente di integrale. Quando, approssimando con gli intervalli da dentro e da fuori, le due diciamo classi numeriche delle misure dei plurintervalli contenenti e dei plurintervalli contenuti sono contigue, cioè quando alla fine io posso approssimare a meno di epsilon, fissato a epsilon posso approssimare a meno di epsilon. Ecco, questo con le bag non va bene, non va bene, dobbiamo fare un altro passaggio, qua c'è differenza. Questo adesso lo vediamo dopo la pausa.